Bene, ciao ragazzi. La seconda uscita con la Marzocchi. C'è un vento della Madonna. Proviamo a vedere se migliora un po' il feeling tenendo la regolazione della compressione molto verso il chiuso. Mamma mia, che botto! Ma che cazzo di forcella, no, 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 direzione, mamma mia, incredibile, non si può. Mamma mia, grip zero, ragazzi. Eccoci qua. Allora, ieri non sono riuscito ad andare a provare, abbiamo avuto dei problemi con le spedizioni di GLS, non arrivavano, sono dovuto andare a prenderle di corsa, biciclette nuove, quindi oggi però mi sono ritagliato un'oretta all'ora di pranzo come sempre e ho fatto il secondo giorno con la forcella, con la Marzocchi, la Z1 Coil. Non sono riuscito a cambiare l'idraulica, ho provato a regolarla, a tenerla un po' più frenata, ma è l'ultima volta che provo con la forcella perché altrimenti mi faccio male. Per me è una bocciatura clamorosa. Penso che sia una forcella degna di una bicicletta che si regala alla comunione e niente di più. Vai piano, rischi di farti male ogni curva, non c'ha proprio senso. E vi annuncio che arriverà la Selva C in settimana, speriamo, e la proveremo subito, la metto sulla pivot e poi vediamo che differenza dalla Z1 Coil. Spero che non mi faccia lo stesso effetto di questa, altrimenti vuol dire che non sono proprio per le forcelle a molla e ci metterò una pietra sopra. Bene ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, solite cose che si dicono ormai in tutti i video. Ciao! Allora, io non capisco un cazzo. Uno spende 1000 euro per sta roba, gliela tiri. E pensa che potevo anche disdire l'ordine di sta roba. Mamma mia.